10 minuti. Grazie, grazie Presidente. Vede, prima di rivolgermi al Presidente del Consiglio, mi rivolgo all'amico Faraone che ha appena parlato. Peccato che i due terzi del suo intervento non l'avesse potuto ascoltare neanche il Presidente Draghi, che era uscito, immagino, dopo l'intervento della Lega, dando quasi un segnale di quello che è già successo. Ho notato un po' di disperazione, Faraone, nel suo intervento. È molta disperazione, capisco, si avvicina lo spettro delle elezioni, la paura, il fantasma di questa democrazia, gli italiani che scelgono. Diventa la paura dei film dell'orrore per molti di quest'Aula. Quando ci sono le elezioni c'è quasi da rintanarsi in casa e mettere dei sacchi di sabbia alla finestra, robe di questo genere. Vede, Presidente, lei è stato molto chiaro e io vorrei esordire stavolta rivolgendomi a lei, che ho paura qualche volta che questo sistema dominato dalla sinistra negli aspetti della cultura, della magistratura, dell'arte, del giornalismo, sia così forte da conculcare persino la libertà del Presidente del Consiglio di poter decidere liberamente di dimettersi. Lei aveva deciso di dimettersi. L'hanno tirato per i capelli, per i piedi, per farlo tornare qui dopo 6 giorni, un record, di solito si torna dopo 24 ore, per avere il tempo di orchestrare quella campagna che abbiamo visto, 1500 sindaci su 8000, 150 persone, non di più, alla Scala, davanti alla Scala di Milano, 150 persone, quale popolo, a gridare Cicci non ce la sa, come diceva prima la mia collega Rauti, richiamando un antico film di Nino Manfredi. Lei è stato invece corretto, Presidente. Benché l'abbiano costretto a tornare qui, lei ha detto senza il voto popolare non è più possibile avere un governo con me come Presidente. Senza il voto popolare ho bisogno di avere, perché io possa continuare, una ampia maggioranza. E poi ha aggiunto, parlando degli ultimi avvenimenti, che la maggioranza si è sfarinata, che si è esaurito il desiderio di stare insieme, che c'è stata la fine del patto di fiducia col voto contrario di 5 Stelle e che non è possibile minimizzare questo dato. Sono parole sue, a cui io aggiungo: è possibile minimizzare quello che già sta avvenendo in questo dibattito? Lei forse non si è accorto perché parlava, ma l'unica standing ovation del suo intervento, a cui ci siamo peraltro associati anche noi, è quella quando lei ha citato Borsellino, quando ha citato Falcone e Borsellino. Poi per il resto io non ho visto nessun applauso, e me ne compiaccio, da parte degli amici della Lega, oltre che era scontato da parte di 5 Stelle, e nessun applauso o qualcuno isolato da parte di Forza Italia. Io capisco che il Presidente del Consiglio sia di nuovo uscito dall'Aula, perché ormai i giochi sono fatti, ragazzi. Ormai i giochi sono fatti. Non c'è quella ampia maggioranza che il Presidente ha ritenuto necessaria per poter proseguire. E l'appello del capogruppo della Lega a un nuovo governo, beh, con chi? Con 5 Stelle no, ma mi pare nel suo intervento correttamente ha rilevato le responsabilità e i contrasti duri del centrodestra che era al governo con la sinistra, con quella sinistra che diceva non fa parte del patto del governo, parliamo di droga libera, parliamo di immigrazione, o peggio, non facciamo nulla per diminuire le tasse, anzi. E allora il governo non c'è, il governo, Presidente, non c'è più. E d'altronde, c'è qualcuno
alzi il dito se qualcuno c'è, che davvero creda che gli interventi che ci sono stati e che dopo di me ci saranno, che parlano della necessità di mantenere in vita il governo per senso di responsabilità, siano sinceri? Davvero pensiamo che Italia Viva abbia come primo obiettivo mantenere vivo il governo per senso di responsabilità verso gli italiani? Davvero qualcuno di voi crede che il Partito Democratico non stia guardando con disperazione a elezioni vicine, che non lo vedrebbero finalmente, probabilmente decideranno gli italiani, all'opposizione? C'è qualcuno che davvero ci crede? Un italiano c'è che ci crede? Poi capisco chi ha il timore all'estero, Presidente. C'è una canzone di Gaber, non mi ascolta, quindi lo posso dire, che dice: io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Credo che sia il sentimento, non voglio dire del Presidente della Repubblica, ma di qualcuno. Noi lo siamo, è chiaro. All'estero c'è qualcuno che ha ragione di dubitare che possa essere negativo un cambio di governo. Qual è questa ragione? Quella di temere che un nuovo governo non sia schierato in maniera chiara e compatta dalla parte dell'Occidente, dalla parte della NATO, dalla parte dell'aiuto all'Ucraina. Beh, Fratelli d'Italia, che in questo governo non ci starà mai, se ci sarà un governo di centrodestra, può garantire che sarà un governo dalla parte dell'Occidente, dalla parte della NATO, dalla parte della difesa dell'Ucraina. E allora, Presidente, quali sono le ragioni per cui invece noi insistiamo che si vada al voto? Prima di tutto per un motivo semplice. Se anche fosse vero che oggi interrompere la legislatura crei disagio su alcune questioni, ma perché fra 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, quando andremo a finire questa legislatura, sarà tutto fatto? O anche fra 8 mesi ci saranno questioni in piedi che consiglierebbero agli stessi di dire: oddio, come si fa a votare? E allora qual è il sistema che vi piace? Un sistema in cui non si voti mai? Un sistema, ve lo dice Ignazio La Russa, un sistema col divieto delle elezioni? Un sistema con un governo nominato dal Presidente della Repubblica senza voto popolare? Se è questo, perché oggi non sarà diverso di quello che ci sarà fra 6 mesi, 8 mesi. Anche fra 8 mesi ci saranno in piedi questioni che bisognano di un governo. E allora altra assicurazione. Mi spiace questa che non l'ascolti il Presidente. Se viene sciolto il Parlamento e Draghi resta per l'ordinaria amministrazione, che è molto ampia quando una larga maggioranza vuole definirla tale, beh, Fratelli d'Italia continuerà a fare l'opposizione patriottica che ha fatto in tutti questi anni. Se ci saranno provvedimenti mentre il Parlamento è sciolto, ma sapete bene che benché sciolto può lavorare fino al nuovo Parlamento e che il governo resta in carica fino al nuovo governo, noi saremo opposizione patriottica. Non c'è la paura di vuoti di potere in un sistema democratico. I vuoti di potere ci sono solo nei sistemi dittatoriali. Morto un dittatore, c'è una crisi. In un sistema democratico non c'è. E allora perché noi chiediamo, manco un minuto? Grazie. Perché le chiediamo di favorire che si torni a votare? Perché abbiamo un'esigenza per noi, no, Presidente? È di facile comprensione che per Fratelli d'Italia, se decidete, nonostante tutto, contro l'interesse degli italiani, di proseguire, beh, le previsioni sono che la tendenza alla crescita dei consensi di Fratelli d'Italia continui. Non abbiamo un interesse privato a che continui, anzi, noi lo facciamo perché siamo convinti che il bene dell'Italia, il bene per gli italiani,
sia avere un Governo figlio di un programma presentato al consesso elettorale, sia avere un Governo figlio di una coalizione compatta con un progetto preciso, il bene degli italiani sia avere un Governo figlio del voto popolare. Facciamolo!